La storia non è solo quella che si legge sui libri. La storia spesso si palesa con la sua portata di straordinarietà già nel presente. Sono stati due uomini coraggiosi. Sono pochi quegli eventi in grado di rivelarsi storici nel momento stesso in cui si realizzano. Beatissime Pater, nomine sancte ecclesie, enixas gratia sago, de pronunciazione a sanctitate vestra facta, ac humili perpetuo, uteam sanctitas vestra, super per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decennere. Decernimus. È questo il caso del 27 aprile 2014, la canonizzazione dei più grandi papi del Novecento. Un giorno memorabile non solo per chi l'ha vissuta personalmente, ma per tutti coloro che la leggeranno sui libri di storia. Veramente una giornata irripetibile. Io ho visto quello che vedeva il Papa, sulla Papa mobile che andava, io guardavo con gli occhi del Papa, ero col Papa. Lui si pone nella condizione assoluta dell'autenticità. È questo che mi ha sorpreso e mi ha innamorato di questo uomo.